Ora devo solo portarli al mio capanno senza farmi vedere. Vediamo. Devo prendere la miccia. Il capanno di schizzo. Vediamo cosa nascondi, fratello. Come ho fatto a fidarmi di questo stronzo? Ehi là. Credo che a schizzo non servirà. A schizzo si è laureato con lode. Sapevo che non era un criminale. Perfetto, che succede? Sono una veterinaria, cazzo. Ho studiato per curare coliche, gastriti e malattie degli zoccoli. Questo ti sembra uno zoccolo? Eddie. No, hai visto cos'è successo a Boozer? Non posso farcela. Ehi, ho tutti Eddie. Feriti e tutti Eddie. Muoiono. Eddie. Dico, io non sono un medico. Ok, magari no. Ma abbiamo solo te. Quindi Eddie non è un medico. Ah. Ok, non sei un medico, ma questo non ti ha impedito di salvare Boozer. Beh, conterà pur qualcosa. Ehi, Dick. Sono andata a controllare gli esplosivi per vedere se i ripugnanti li avessero rubati. Poi sono passata da schizzo per cercare le micce, ma avrei risparmiato tempo venendo direttamente qui. Vai via da qui, Ricky. Vuoi far saltare la caverna, vero? Io vengo con te. Quando ero piccolo, mio padre trovò un nido di topi sotto una nostra rimessa e sai che fece? Stupisci. La mattina dopo, mentre dormivano, coprì il buco con del compensato e mi mandò a prendere la canna dell'acqua. E disse, non lo dimenticherò mai, disse che il modo migliore per uccidere i topi è affogarli. Vuoi far esplodere il bacino sopra al campo? Gran bella idea. Dicono, non puoi. Vogliono riposare in pace, basta chiedere. Dicono, non puoi farlo. E perché per Iron Mike? Per una tregua del cazzo. Ammazzerei schizzo con le mie mani, ma quel bastardo ha ragione. Carlos non si fermerà, e anche i ripugnanti, e tu lo sai. Non è una questione personale? Certo che è personale!
Boozer, sto andando al cancello. Pronto? Prontissimo, fratello. Ok, sto per arrivare. Bel fucile. Ah, sì. È un regalino di schizzo. Voglio esserci quando glielo riporti. Oh, ci sarai. Affanculo, schizzo. Che ne facciamo del bastardo, allora? Insomma, non lasceremo che Iron Mike lo faccia processare, no? Certo che no! D'accordo, qual è il piano? Conosco la zona. Sara lavorava in un laboratorio a sud del ranch di Iron Butte. Andavo a prenderla in moto, poi andavamo a pranzo insieme. Mi ho insegnato a guidare su quelle strade secondarie. Jesse, Carlos, come diavolo si fa a chiamare ora, si è stabilito nel vecchio complesso con il campo da golf. A sud della baita c'è il bacino di Crescent Lake. Se facciamo saltare la diga, il lago inonderà la vallata, annegandoli tutti, come topi. Capito, ma la baita non è in collina. Vero, l'inondazione non causerà grossi danni al capanno, ma devasterà il complesso dei ripugnanti, eliminando parecchi dei suoi uomini. Se Jesse sopravvivesse, si accorgerebbe di noi. Esatto! Sei mio! Ma toglia di ring! Li vedo! Mi stavo vedendo tutto il braccio. Ora la pagherete! Sono stato meglio. Ok, forza. Facciamola finita. Ti seguo. A ruota. Di esplosivi fin laggiù. Farli saltare tutti in aria, se a loro va bene. Boozer, resta qui con il fucile di schizzo e coprimi mentre sistemo le cariche. No, no, aspetta un momento. Ehi, fidati di me. Non sarò granché con le pistole, ma so piazzare le bombe. Io ho già usato esplosivi da demolizione in Afghanistan e so esattamente dove metterli. Meglio. Così mi guidi quando sono lì. Sei pronto? Sì. Bene.
Ok, io resto in questa torre. Mi darà una visuale d'insieme della diga. Aspetto qui finché non sei lì su. D'accordo. Sei pronto? Procedo. Sì, stai basso e fai presto. Ricevuto, fratello. Vedi la seconda fila di impalcature in cima alla diga? Sì, lo vedo, sto andando. Ok, posiziono la prima carica. Fatto. Ok, vado al secondo obiettivo. Ottimo lavoro, Loser, continua. Ce l'hai? Sono ripugnanti ovunque. Ci sono. Sto mettendo la seconda carica. Fatto. Ho da fare qui. Ce l'hai? Li vedo. Li vedo! Ehi, Dick! Hai chiaro la tua parte, vero? Ok, ok. Ce l'hai! Allora, terza carica, in posizione. Tu però muovi le chiappe. Ok, prova tu, con una mano sola e un coltello. Amico, a volte te la invidio quella dama. Ok, ho capito. Ho da fare qui, ce l'hai? Ti vedo. Posiziona le cariche. Quarta carica. Bene, questa era l'ultima. Ora prendi questo.
più veloce di così, non posso! Andiamo! Forza! No! Mai, mai, vero? Quanti ne avremmo uccisi? Non lo so. Se la sono cercata, no? Sì, se la sono cercata. Come tutti, immagino. Ok, dobbiamo proseguire a piedi. Vuoi restare di guardia, nel caso qualche ripugnante provasse a rubarmi la moto? No, non credo ci sia da preoccuparsi. Fanculo. Questo... è colpa di Jesse. Cercava vendetta. Gli darò io la sua vendetta. Forza, raggiungiamo il bait. Chi sei? Dio santo. Questo deve essere quello che ha visto Noè. Dopo che il diluvio aveva spazzato via tutti. Già, ma questa volta Dio non c'entra. Beh... ci siamo capiti. Merda, altri ripugnanti. Come hanno fatto a salvarsi? Ah, non si sono salvati, ma non lo sanno ancora. Dick, a sinistra, a sinistra! Sì, sì, ci penso io. Ehi! Sono qui, pezzo di merda! Sì, è un colosso. Senti. Poche munizioni. Oh,
Andiamo! Sembrano anche più strafatti del solito. Non cedete, fratelli e sorelle! Noi siamo... Senti, non puoi farcela ad arrivare lassù. Sì. Cristo santo. Forza. Avanti. Ti spingo io. Ok, allora. Se qualcosa va storto, c'è un sentiero qui vicino. Vai. No, 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 ascolta. Quello lassù non è Carlos, ok? Non è il fondatore del Requiescat. Quello è Jesse Williamson. Un bastardo criminale, pezzo di merda, che ha avuto ciò che meritava. Capito? Ora, Cristo, vai su! E ammazza quel figlio di puttana! Soglia dell'oblio per mano dell'umile Jesse Williamson. Oh, l'oblio! Ti ricordi quella volta? Due puter mi avete tenuto fermo, così che Jack potesse marchiare un po' con la mia schiena! Mi impedivano di ambire all'attenzione. Jack! Jack mi considerava pazzo! Io vi avevo riconosciuti!
Eravate mongrel! E io con voi! Non volete ora! Capisci cosa avete fatto? Ora capisco. Sì, lo vedo. Che succede questo? Cammino. Chiaro, ora mi è chiaro. Rispondimi! Già, anche a me. Riposa in pace, Jesse. È andata. Sì, è andata. Non ce l'avrei mai fatta da solo. È stato forte tornare nell'incubo, sai? Ma devo ammetterlo. Spalare la merda e strappare erbacce non è il peggiore dei modi di passare i giorni. Già. Beh, è morto Jesse. Chi credi sia vivo tra quelli che conoscevamo un tempo? Nessuno. In Boser non c'è più nessuno. Merda. Mi dispiace. Sì, anche a me, vieni. Dai, sì, c'è cazzo. Beh, come dicevo, so che non ci parliamo da anni ormai. Sai, continuo a ripetermi che la mia Elizabeth è lì con te, quindi non ha molto senso lagnarsi o blaterare. E poi, da quando è scoppiato questo inferno, io ho pensato che tu non esistessi. O che non te ne fregasse un cazzo. Scusa il linguaggio. Forse è per questo che sono qui. Per dire che ancora non lo so. Spero tu sia lì. E spero ci sia qualcosa che dia senso a questa merda. Tutto qui. Ci risentiamo presto, magari. Amen. Dick? Sì, scusa, Ricky mi ha detto che ti avrei trovato qui. In realtà sono i dolori alle ginocchia. Il motivo per cui non pregavo da anni. No, io non sono uno che va in chiesa. Neanche dopo la tempesta di merda di Sherman's Camp. Ma ora, considerate le circostanze, ho pensato che, beh, forse era arrivato il momento. Io non avevo scelta, Mike. Tutti quanti hanno una scelta, Dick. Finché non muoiono. È un noi o loro. È sempre un noi o loro. Sempre. Ma il mondo sta andando a puttane perché non capiamo che quel noi sono tutti poveri cristi che non vagano con i pantaloni sporchi di merda cercando di mangiarci. Ok, sai cosa? Magari non ti piacerà, ma il mondo è questo ormai. Sì, è vero. E pregare non serve a niente. E sperare che fosse diverso non cambierà certo le cose, Mike. Sperare non c'entra nulla con questo. Rendiamo noi il mondo quello che è, con le nostre azioni. Tutti noi. L'ho lasciato andare.
Schizzo. Non poteva avere un processo equo. L'hai lasciato andare. Gli ho detto di partire e non tornare. Cristo santo, Mike, hai la minima idea di cosa diavolo hai fatto. Sì. Ho impedito un omicidio. E sai cosa? Sono a posto con la coscienza. Thank you.